sembrare i milanesi dei fessi che pagano il biglietto. Grazie. Grazie consigliera. La parola al consigliere Sollazzo, prego. Grazie Presidente. Allora, noi oggi siamo qui a dibattere e a confrontarci ancora sul destino di una partecipata, però forse non tutti sanno che in questo stesso istante si sta decidendo il destino di un'altra partecipata ancora. Tra l'altro, una partecipata davvero importante perché rappresenta il motore dei bilanci di questa città, che è la SEA. Proprio quest'oggi è in corso un vertice fra SEA e sindacati per la discussione del piano industriale per il biennio 2017-2019. Però non è il solito piano industriale, la solita discussione fatta per trovare un accordo per tenere a bada i lavoratori e per calmare le acque, perché nasce a seguito di alcune criticità e alcune problematiche che si sono verificate in questi ultimi mesi. E tutto è cominciato da un unico dato, che è la chiusura temporanea di una mensa, che praticamente dal periodo di tempo pieno è passata solamente a un periodo diurno con le chiusure serali. Uno penserebbe che non c'è nulla di strano, ma in realtà questo provoca un disagio notevole perché oltretutto viene a causarsi una differenziazione fra classi anche lavorative e classi sociali, perché un orario che predilige solo la pausa pranzo, va solamente a favore di quelle che sono le categorie amministrative, è ovvio, tutto il personale aeroportuale serale si ritrova automaticamente obbligato a scorrazzare all'interno del terminal, scegliendo come ristorazione i vari punti che di solito sono destinati al passeggero, e vengono agevolati solamente attraverso l'utilizzo di un ticket di 7 euro, però non è tutto, questo ticket viene tassato a sua volta di 80 centesimi. 80 centesimi, e questa chiusura della mensa è stata voluta perché un fantomatico sondaggio della direzione di SEA ha pensato che venisse utilizzata solamente dal 10% del personale aeroportuale. Però in realtà non è così, perché non è la solita mensa aziendale, è una mensa aperta al pubblico, quindi con possibilità di fruizione che sono decisamente più ampie. Quindi questo 10% è un 10% relativo. Come questi 80 centesimi sono relativi, perché se stiamo a contare il valore intrinseco del ticket, poi si riduce a un 6,20 euro, costringendo quindi i dipendenti ad arrangiarsi nella scelta del proprio pasto serale, ricorrendo quindi a doversi limitare o a meno che decidere improvvisamente di seguire una dieta. Quindi viene da domandarsi perché lucrare su un ticket di 80 centesimi quando certe risorse all'interno di SEA, ribadisco che rappresenta uno dei punti di forza delle partecipate di Milano, le risorse ci sono, sarebbero solo da utilizzare in modo un po' più sapiente. E i dati alla mano li abbiamo, perché risorse che parlano chiaro, dati che ci dicono che ci sono quattro macchine per lo sbrinamento dei velivoli che sono ancora ferme in un hangar. Immaginate quattro macchinari della grandezza di un carro armato che vengono tenuti parcheggiati, non vengono utilizzati. Oppure 36 autobus per il trasporto dei passeggeri, 12 su Linate e 24 su Malpensa, che presentano ripetutamente dei disguidi, assenza di aria condizionata d'estate. In questo periodo invece di aria gelida non hanno alcuna protezione contro gli spifferi perché mancano le guarnizioni adeguate e in più c'è un dato aggravante che vengono alimentati da gasolio e vengono lasciati accesi continuamente anche nelle ore di sosta, causando quindi un consumo eccessivo e nello stesso tempo emissione ulteriore di CO2 perché la batteria non tiene neanche la tempistica di una fermata. Quindi a questo punto non stiamo parlando di qualcosa di assolutamente eccezionale, stiamo parlando di qualcosa che è ordinario, qualcosa che serve per garantire un minimo servizio all'interno della partecipata. Non parliamo sicuramente di orpelli o di benefit, come per esempio le 30 Audi dirigenziali da 70.000 euro l'una o Land Rover che hanno dei cerchi in lega che del costo di 12.000 euro. Oppure delle Porsche modello Panamera per il servizio VIP, due Porsche, di cui una che è desaparecido, cioè praticamente non c'è più, non si sa se è ferma, se è stata portata via, se è stata ceduta o regalata, comunque questi sono i dati che abbiamo raccolto in queste settimane. Insomma, è abbastanza sconfortante perché SEA possiamo dire che rappresenta non solo un punto di forza di Milano, ma rappresenta soprattutto
un paradiso però dedicato davvero a pochi. Che cosa succederà in questo biennio? Ecco perché il piano industriale di oggi è davvero importante. Un paradiso per pochi, e quindi citando un vecchio film di Elio Petri viene da dire che probabilmente in questo momento è la classe operaia che non va in paradiso. Noi, concludo dicendo, come Movimento 5 Stelle, che chiediamo con estrema urgenza che venga convocata al più presto, quindi una commissione ad hoc in ambito partecipate, per discutere proprio di questo piano industriale, attraverso quindi uno sguardo sicuramente più concreto e più serio verso le nostre partecipate. Grazie. Grazie consigliere. La parola alla consigliera Specchio, prego.